Una buona domenica da parte mia e di tutta la redazione di Teleprima. Ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il prossimo DPCM che scatterà il 6 di marzo, ovvero la scadenza dell'ultimo provvedimento firmato dall'ex Premier Giuseppe Conte. Secondo una bozza di quello che è il provvedimento, i divieti e le restrizioni resteranno anche per Pasqua e Pasquetta, scadendo il 6 di aprile. Sono però previste anche delle riaperture, anche se non da subito. Infatti, dal 27 di marzo, nel rispetto naturalmente di peculiari protocolli, riapriranno cinema e teatri, mentre sarà possibile andare nei musei anche nei weekend. Novità per il nuovo provvedimento firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza per quanto riguarda l'assegnazione delle regioni nelle differenti fasce, perché la Sardegna diventa ufficialmente il primo territorio in area bianca ed è prevista ad esempio anche la riapertura di piscine e palestre, ma il capo di gabinetto ha comunque dettato quella che è la linea della prudenza nonostante le riaperture. Da lunedì invece la Basilicata diventerà zona rossa con didattica a distanza obbligatoria in tutti gli istituti lucani. Per quanto riguarda invece l'Emilia-Romagna è prevista una zona arancione rafforzata in 14 comuni regionali per limitare quella che è la diffusione del Covid. Infatti, oltre alle classiche disposizioni in zona arancione, sarà previsto il divieto di spostamento, tranne che per motivi di lavoro, necessità o salute, la chiusura di tutti gli istituti scolastici, ad eccezione di quelli per l'infanzia, e la sospensione degli eventi culturali e delle attività sportive di gruppo. I nuovi casi Covid, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 18.916 nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, a fronte di 323.047 tamponi processati. Il tasso di positività sale al 5,85%, i decessi invece sono stati 280. Sul punto, per quanto riguarda appunto la situazione dei contagi, ascoltiamo il report della cabina di regia. Questa settimana il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese è leggermente salito e l'incidenza è intorno a 145 per 100.000. L'RT invece rimane stabile di poco al di sotto di 1, stiamo a 0,99. Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, stiamo al 24%, ovvero di poco al di sotto della soglia critica che è considerata essere del 30%. Vediamo purtroppo un certo aumento dei focolai scolastici, mentre diminuiscono per fortuna i casi nelle residenze sanitarie assistite, che vuol dire che evidentemente la vaccinazione delle persone anziane sta dando i primi effetti positivi. Naturalmente, data la diffusione di varianti virali nuove, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti. Dopo i dati nazionali, preoccupazione per quanto riguarda invece la Campania, ancora una volta oltre 2.000 positivi nel bollettino dell'unità di crisi regionale. Per la precisione sono 2.215, di cui 198 persone sintomatiche. I tamponi del giorno sono stati 22.732, di cui 4.874 antigenici. Deceduti sono stati 14, di cui 9 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel bollettino di ieri. I guariti 911. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, aumentano le terapie intensive occupate, sono 138 i posti letto a fronte dei 656 a disposizione. Per quanto riguarda la degenza ordinaria, sono 3.160 quelli a disposizione tra offerta pubblica e privata, occupati 1.300
1. Preoccupano però in regione anche le varianti, infatti nella giornata di ieri sono stati individuati i primi due casi di variante brasiliana, lo ha confermato l'azienda ospedaliera dei Colli del capoluogo partenopeo. Si tratta di due pazienti del Cotugno, dove uno è ricoverato ed è in condizioni stabili e l'altro invece è stato dimesso da qualche giorno. Il grande lavoro sul punto degli operatori riguarda naturalmente la comprensione sul propagarsi delle varianti anche nei mesi precedenti, con un'attività specifica sul punto che proseguirà anche nelle prossime settimane. Il programma promosso dalla Regione Campania rientra in quello che è il piano di monitoraggio condotto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con l'azienda dei Colli. Cambiamo argomento, scuole chiuse in Campania da domani, lo ha dichiarato il presidente della regione Vincenzo De Luca, fino al prossimo 14 di marzo. Nel dispositivo si legge che è sospesa appunto l'attività didattica in presenza, ma restano consentite le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono con la modalità della didattica a distanza. Viene comunque raccomandato alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie, di restare quanto più possibile nelle rispettive abitazioni. Resta l'obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti di quarantena in caso di contatti stretti con un positivo e naturalmente del correlato isolamento. Sul punto ascoltiamo proprio le parole del governatore De Luca. In Campania ormai da 4-5 giorni abbiamo più di 2.000 positivi al giorno, il risultato anche dei rilassamenti che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Era prevedibile, era inevitabile, ma siamo un paese nel quale a parlare un linguaggio di verità non si ha molta fortuna. Bisogna prima arrivare a sbattere la testa contro i problemi. Ci siamo arrivati. Ora, in Italia abbiamo seguito, come è noto, la logica del mezzo-mezzo, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Io penso che non sia la logica migliore. Io penso che sia preferibile avere una chiusura totale più lunga, ma avere un altro obiettivo, aprire tutto, ma aprire per sempre. Non aprire a metà e per un mese, e poi dover richiudere e poi dover riaprire. Perché questa logica del mezzo-mezzo sta mandando al manicomio l'Italia intera. Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche. Vi comunico ovviamente che noi da lunedì chiudiamo tutte le scuole. Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza di variante inglese. Credo abbiamo registrato sui positivi almeno 6 casi di variante inglese. Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia una epidemia diffusa di Covid anche fra i ragazzi di 10, 15, 18 anni, con buona pace di qualche comitato che è sempre pronto a fare ricorsi ai tribunali amministrativi. Siamo arrivati ad avere i casi. Nelle scuole la particolarità delle varianti è che hanno un'aggressività maggiore in generale sulla popolazione, ma in particolare sulla popolazione giovanile. Questo è l'elemento che deve preoccuparci. Da lunedì si chiudono tutte le scuole. Perché dobbiamo far fronte alle varianti nuove che sono emerse? E perché dobbiamo utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico. Quindi per due motivi precisi, chiari, che non hanno nulla di ideologico
e che sono indifferenti alla logica della lamentela continua e la didattica a distanza, i problemi, i controproblemi, i ritardi. Io voglio ringraziare con forza il personale scolastico per il lavoro straordinario che ha fatto in questi mesi, in queste settimane, per la capacità che ha dimostrato di saper gestire didattica in presenza e didattica a distanza, per la capacità, la pazienza e la professionalità che ha dimostrato anche quando ha dovuto gestire al 50% la didattica in presenza. Dobbiamo esprimere gratitudine al personale scolastico del nostro paese. Dopodiché chiudiamo perché dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico. Sul fronte vaccini, una nuova arma contro il coronavirus. Infatti la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson & Johnson, terzo vaccino approvato negli Stati Uniti dopo quelli di Pfizer, BioNTech e di Moderna. La Johnson & Johnson ha promesso di fornire agli Stati Uniti 100 milioni di dosi entro la fine di giugno e si aggiungeranno alle 600 milioni di dosi su cui sono impegnate Pfizer, BioNTech e Moderna entro la fine di luglio. Nel complesso dunque ci sarebbero abbastanza dosi per coprire ogni americano adulto. Il vaccino Johnson & Johnson ha dimostrato di avere nella sperimentazione clinica negli Stati Uniti un'efficacia del 72%. Ci spostiamo ora a Milano per fatti incresciosi avvenuti nella serata di ieri con musica, drink, palloncini psichedelici a pile e un centinaio di ragazzi che hanno ballato a bordo dell'acqua, molti senza mascherina e soprattutto senza che nessuno potesse dir loro nulla. Uno spettacolo, quello della Darsena di Milano, che è parso quello di un vero e proprio mini rave, complice anche il buio. Alle ore 22 la situazione è addirittura degenerata, alcuni ragazzi che stavano ballando sui gradoni hanno iniziato a picchiarsi coinvolgendo altre persone fino a far scattare una vera e propria rissa con calci, spintoni e lanci di bottiglia per diversi minuti. Poi sono intervenute le forze dell'ordine a disperdere le persone. Il tutto con Milano che sta per tornare in zona arancione, c'è stato un nuovo picco di contagi e nonostante la richiesta quanto mai vana per queste persone di responsabilità da parte delle istituzioni, visto quello che è il momento delicato e sicuramente la situazione di cercare in maniera tale di poter avere le scuole aperte, il tutto con naturalmente la salute pubblica. Eppure in attesa di lunedì, quando appunto scatteranno i nuovi divieti, le forze di polizia hanno alzato il livello di guardia, ma nonostante questo questi facinorosi hanno deciso di festeggiare appunto l'addio alla zona gialla con questo vero e proprio rave nella Darsena milanese. Ci spostiamo ora a Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica in terra di lavoro con i dati diramati come di consueto dall'ASL locale. Nella giornata del 27 di febbraio sono 267 i nuovi positivi a fronte di 2.361 tamponi processati per un tasso di incidenza dell'11,3%. I guariti sono stati 93 e si registra un deceduto nelle ultime 24 ore per un saldo complessivo di 173 nuovi contagiati sul territorio. Caserta continua ad essere in cima per un numero di attuali positivi con 359 casi attivi, seguita da Maddaloni con 244 e da Santa Maria Capua Vetere con 180. Nella serata di ieri due squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta, una proveniente dal comando provinciale ed un'altra dal distaccamento di Teano, dopo un difficile lavoro di geolocalizzazione, sono intervenute sul Monte Maggiore tra Ponte Latone e Formigola in seguito ad una chiamata di emergenza di un pilota di un elicottero privato che sorvolava la zona. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato i rottami di un elicottero precipitato in zona impervia, all'interno del quale c'erano ancora
i passeggeri incastrati. Immediatamente sono state soccorse le persone coinvolte, erano un uomo ed una donna che sono state liberate e assicurate alle cure dei medici. Purtroppo però per la donna i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le operazioni sono ancora in atto per quella che è la rimozione dei resti del veicolo e la messa in sicurezza della zona. Chiudiamo con il calcio. Dopo l'eliminazione in Europa League contro il Granada, il Napoli scenderà in campo quest'oggi nel derby contro il Benevento alle ore 18 e gli azzurri potrebbero cambiare nuovamente il modulo di partenza schierando un 4-3-1-2, possibile rientro di Ospina tra i pali in difesa di Lorenzo, Rachmani, Koulibaly e Ghoulam, a centrocampo confermati Zielinski, Fabian Ruiz e Bakayoko, in avanti Politano e Insigne con Elmas a completare l'11 titolare. Per quanto riguarda invece il Benevento, torna Luca Caldirola in difesa dal primo minuto al posto dello squalificato Kamil Glik. In attacco sarà Gianluca Lapadula a guidare le streghe, supportato da Caprari e Ioniza. Dopo la sconfitta interna nel derby contro l'Avellino, nuova battuta d'arresto per la casertana, sconfitta 2-1 nel pomeriggio di ieri contro la Turris. Al termine dell'incontro sia il tecnico Federico Guidi che l'attaccante Mario Pacilli si sono detti delusi non solo dal risultato ma anche dall'atteggiamento messo in campo dalla squadra. Li sentiamo in conferenza stampa. Questi sono gli episodi di una partita. Chiaramente eravamo in vantaggio, potevamo anche sfruttare di aver messo la partita su un piano che noi volevamo, perché si potevano aprire degli spazi. Sapevamo che sulle palle native Lorenzini poteva essere pericoloso, però ecco, la partita era in equilibrio e il rimpianto che ho è che secondo me oggi la squadra non si è espressa come è abituato a farlo sempre. È l'atteggiamento che non mi è piaciuto, perché in qualcuno ho visto un po' troppa sufficienza, un po' troppo la non voglia di voler vincere la partita. Le partite poi quando manca lo spirito, chiaramente è più facile perdere che portarle a casa. Uno spirito e un atteggiamento che non è mancato alla Turris, che in quanto a questo sapevamo che potevano avere una grande reazione. Dal punto di vista dell'atteggiamento hanno vinto la gara, quindi io penso che noi siamo mancati in un punto focale dove la squadra aveva sempre manifestato di essere un suo punto di forza, perché vinceva o perdeva le partite, ma sul campo ci stava con grande atteggiamento, con grande spirito, con la voglia di non mollare mai. E oggi io questo spirito qua non l'ho visto. Ho visto degli errori troppo banali per essere vero. Quindi intanto bisogna fare velocemente un bagno d'umiltà tutti quanti, tornare con i piedi per terra, perché secondo me qualcuno ha fatto dei voli troppo pindarici e non va bene, perché il campionato è ancora lungo. Avrei voluto sicuramente festeggiare il primo gol con una vittoria. Mi dispiace che però non è andata così. Abbiamo preso gol subito dopo aver fatto gol e questa cosa un pochettino ci ha spiazzati. La cosa che non è andata, non abbiamo giocato con la stessa qualità che di solito mettiamo in campo. A volte siamo stati frenetici e non sempre abbiamo fatto tutto quello che in settimana prepariamo, quindi siamo stati un pochettino discontinui nell'arco della partita, mancando poi sulla qualità e anche a volte sull'atteggiamento. E questo, se vogliamo fare un salto di qualità, e oggi ne avevamo l'occasione a livello di classifica, non possiamo mancare in queste cose. Con il calcio chiudiamo questa edizione domenicale del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata. Arrivederci.